affrontare i gravi problemi climatici ed ambientali che minacciano il mondo. Buongiorno a tutti. L'argomento di oggi è l'inquinamento. Il nostro primo servizio riguarda l'inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico è l'alterazione delle condizioni naturali dell'aria, dovuta alle emissioni dei gas di scarico di autoveicoli, caldaie, fabbriche, centrali elettriche e impianti di incenerimento. Le sostanze inquinanti più presenti nell'atmosfera sono il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, il benzene, l'ozono, gli idrocarburi, le polveri e il piombo. Ci colleghiamo col nostro inviato. Il problema dell'inquinamento atmosferico si concentra soprattutto nelle aree metropolitane, dove il traffico, gli impianti industriali e il riscaldamento degli edifici hanno effetti dannosi sulla qualità dell'aria e sulla salute degli abitanti. Come potete vedere, anche se non siamo in un'ora di punta, il traffico su questa strada cittadina è assai congestionato. A volte la coda supera anche i 3 km. Anche visivamente si percepisce che la qualità dell'aria non è delle migliori. Non è solo l'inquinamento atmosferico a preoccupare la comunità scientifica. Anche l'inquinamento idrico è di grande rilevanza su tutto il pianeta. Può partire il servizio. Siamo a Genova Pegli, proprio nel punto in cui il torrente Varenna sfocia in mare. È qui con noi il dottor Bilardi, responsabile dell'impianto di depurazione accanto a noi, al quale chiediamo informazioni sullo stato delle acque. Periodicamente vengono effettuati test sulle acque per rilevare la presenza di nitrati, nitriti, idrocarburi e batteri ed altre sostanze inquinanti. Alcuni rappresentanti della nostra azienda, l'ARCA, azienda regionale controllo acque, stanno appunto effettuando delle analisi. In questa zona siamo in presenza di inquinamento industriale, termico, naturale e urbano e da idrocarburi. Stiamo rilevando i livelli di inquinamento fognario, che per fortuna sono al di sotto dei limiti consentiti. La temperatura dell'acqua invece è un po' sopra la norma. E con questo è tutto dal litorale genovese. E adesso un servizio veramente speciale. Ci colleghiamo con il Genoa Port Center, dove con la nostra inviata è presente un ufficiale della Capitaneria di Porto. Buongiorno a tutti. Mi trovo qui con il sottotenente di vascello, Roberto Fronte, che gentilmente ha consentito di rispondere alle nostre domande. Esistono problemi di inquinamento nel porto di Genova? Sì, diciamo che ci sono diverse problematiche legate all'inquinamento. In breve possono esserci problematiche legate allo sversamento, per esempio, di idrocarburi durante le operazioni di bunkeraggio alle navi in porto. Possono esserci anche problemi legati al carico, al carico di alcune navi. Navi chimichiere, navi che trasportano merci pericolose, anche queste che approdano nel porto di Genova. Ci sono anche problemi diciamo, legati allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi. Una nave che arriva in porto deve smaltire i rifiuti prodotti dal carico piuttosto che prodotti dalle persone che. Rifiuti alimentari prodotti dalle persone che vivono a bordo, eccetera. Come vengono risolti questi problemi? Vige una normativa per ciascuna di queste materie. Per esempio, in caso di l'autorità marittima, la Capitaneria di Porto svolge un'attività di controllo sulle problematiche legate con l'inquinamento, per esempio in materia di inquinamento, di problematiche legate allo sversamento di idrocarburi, nel caso si verifichi un evento di tal genere, la Capitaneria provvede a diffidare il responsabile e a imponendogli di mettere in atto qualunque azione utile a ridurre il danno per l'ambiente. E quindi onere di chi, rifacendoci al principio di chi inquina paga, e onere di chi ha commesso un'infrazione procedere a risolvere il danno commesso, rivolgendosi alle strutture presenti in posto. Quali misure adottate per prevenirli? Allora, innanzitutto una continua attività di vigilanza, in modo da essere noi consapevoli di quello che succede in porto e quindi prevedere
contatti e quindi avere la situazione sotto controllo. E, cioè, ciò posto, l'autorità marittima, in quanto la cartella di porto, in quanto risponde in cariche organo responsabile di assicurare la tutela dell'ambiente, provvede affinché il porto sia dotato di tutte quelle strutture necessarie a risolvere questa problematica. Grazie, restituisco la linea allo studio. Ringraziamo ancora una volta il Genoa Port Center e la Capitaneria di Porto, che hanno permesso la realizzazione di questo interessantissimo filmato. Parliamo ora di inquinamento elettromagnetico o elettrosmog. Questo tipo di inquinamento è generato dalle linee elettriche, dagli impianti di produzione e di trasformazione dell'energia, da quelli per la telefonia mobile e da quelli per la diffusione radiotelevisiva e da tutti i dispositivi ad uso domestico o industriale. Passo la linea al nostro inviato. Buongiorno, siamo in aperta campagna, in provincia di Genova, per valutare la presenza di inquinamento da elettrosmog. I nostri esperti hanno effettuato una serie di rilevamenti. Cosa ci potete dire in merito al tasso di inquinamento registrato in questa zona? Effettivamente, in base alle misurazioni effettuate con i nostri apparecchi, abbiamo potuto rilevare livelli molto bassi di elettrosmog. Ciò è dovuto sicuramente alle posizioni di questa azienda, ma anche e soprattutto all'impegno dei titolari, che hanno voluto utilizzare energie alternative, riducendo così l'impatto ambientale. Le stesse rilevazioni sono state effettuate nel centro cittadino e i valori sono elevati, per non dire preoccupanti. Il nostro TG finisce qui. La prossima edizione parlerà delle energie alternative. A presto. Arrivederci, a presto.